Errori da non fare se voglio riconquistare una mia ex. Anche se sono un po' contro queste cose, molti di voi mi hanno scritto e chiesto cosa pensassi e quali sono gli errori da non commettere mai se si vuole provare a tornare con la propria ex ragazza. Poche volte sono tornato insieme a mie ex ragazze. Penso che la minestra riscaldata sia buona effettivamente solo la prima volta da mangiare. Ho cercato di riavvicinarmi ad alcune ex nel corso degli anni. Con alcune ha funzionato, con altre un po' meno. E quelle con cui non ho avuto più contatti avevano tutte un comune denominatore: gli stessi errori commessi. Spero che questi consigli possano esservi utili per non rifare le mie stesse cazzate. Farle striscioni, mandare fiori, regalarle la luna. La luna e gli striscioni dovevo farglieli quando eravamo insieme, non quando ci siamo lasciati. Non sono i fiori a cancellare gli errori e i problemi che lei riscontra. Tempestarla di messaggi. Anche questo caro e buon vecchio metodo non funziona. Al momento della rottura, la ragazza non vuole momentaneamente contatti. Continuare a scriverle non farà altro che farla allontanare di più da te. Vuoi questo? 3. Cercare in tutti i modi di volerla rivedere per rimediare. Vale lo stesso discorso per i messaggi. La ragazza ha la nausea della mia presenza in questo momento. Ha un rigetto. Forzare e volerla vedere a tutti i costi per professare quanto io la ami ancora e di quanto potrei rimediare a tutti i miei errori la farà solo irritare ancora di più. Altro errore: sparire per un po' e ricomparire con il classico "ditelo voi, dai, potete parlare, per peccato, ciao, come va?" oppure "mi manchi", così proprio. In questo caso il sinonimo di "ciao, come va?" è "non sto andando avanti, ti ho fatto credere di essere forte e di essere passato oltre, ma in realtà sono ancora qui, ti rivoglio, ora." Come già detto, questo è un argomento spinoso, ho voluto fare più video apposta. È una guerra psicologica, bisogna capire quando comparire, quando staccarsi, quando lasciarla perdere e quando affondare. Non è impossibile, ma ha senso?